Ciao ragazzi, come state? Spero tutto bene. Natale si sta avvicinando e come... Beh, ogni Natale, questo è il secondo, vabbè. Non può mancare il calendario dell'avvento e la recensione di alcuni di questi. Allora, quest'anno ne abbiamo, come l'anno scorso, diversi, ma un pochino più, secondo me, particolari, più... non lo so. Quelli di quest'anno mi piacciono particolarmente. Allora... iniziamo, vi mostro qualche calendario dell'avvento, vi spiego come funzionerà, vi faccio vedere come ho, tra virgolette, addobbato la scrivania. Insomma, vediamo un po' di cose tema natalizio insieme oggi. Allora, come potete notare dalle gambe qua, il primo calendario dell'avvento che vi mostro è quello delle LOL Surprise. Ha avuto un discreto successo. Tantissimi l'hanno acquistato da sito di Amazon tedesco o francese. Ho fatto anch'io la stessa cosa perché costava poco. Vi lascio comunque in descrizione i link per poter acquistare questi calendari dell'avvento e anche nella pagina delle offerte su Facebook, che vi lascerò il link anche di questa sotto. Allora, appunto, questo è quello delle loro surprise. Abbiamo 25 sorprese all'interno ed è Outfit of the day, quindi gli outfit del giorno. Abbiamo questa LOL che sarà appunto la LOL principale di questo calendario dell'avvento. È realizzato una sorta di valigia, ve lo faccio un attimo vedere. Eccolo qua. Così. Qua abbiamo la maniglia con scritto Jet Set QT, che è appunto il nome della LOL che troveremo all'interno, e si può anche tirare su, quindi è proprio una vera e propria maniglia. E questo è quanto, quindi lo apriremo insieme il 1° di dicembre. Spero, non so che orario ho di lavoro, però sono fiduciosa di riuscire almeno quantomeno il primo, riuscire ad aprirli tutti in maniera abbastanza decente. Poi, quindi questo è il primo calendario che vi ho mostrato. Scusate, ma la videocamera non sta su. Ok, quindi intanto ve lo sposto così riusciamo a vedere anche gli altri. Qui a destra intanto vi faccio subito notare che ho un nuovo calendario dell'avvento. Ho partecipato anche quest'anno allo swap di Facebook del gruppo 4 chiacchiere e uno swap e l'ho fatto insieme ad Enza, che saluto se mi stai vedendo. Ciao Enza, grazie mille. Quest'anno ne ho partecipato solo a uno, non a due, perché proprio non ci stavo con le tempistiche. Quest'anno il tempo è stravolato, non lo so. E ho così, ho anche tutti questi pacchettini da aprire. Questo è il giorno 1 per i tuoi momenti di relax. Sono troppo curiosa. Poi, in alto ho fatto una sorta di alberello decorato e qui in parte vedete una parte del presepe dei Pinipon, che è troppo carino. Vi lascerò anche il link della recensione appunto del presepe dei Pinipon, che è troppo bello. Poi vi faccio vedere dopo come ho allestito il resto perché abbiamo i calendari qua che non ci tolgono lo spazio. Allora, prossimo calendario dell'avvento è della X-Science, degli esperimenti scientifici della Ravensburg. L'anno scorso è piaciuto molto e mi è piaciuto anche moltissimo quello del Salviamo Babbo Natale, molto carino, veramente mi è piaciuto tantissimo. E questo è appunto quello che è uscito nuovo l'anno scorso. Quest'anno mi sembra che non hanno proposto nessuno. E quindi anche quest'anno avremo una storia da leggere e quindi diciamo, dei video a parte dove appunto leggerò la storia come l'anno scorso e faremo appunto questi esperimenti scientifici. Vi faccio vedere il retro. Eccolo qua. Leggiamo un attimino cosa ci dice. Allora, calendario dell'avvento. I robot sono fuori controllo. Salve il Natale con esperimenti elettrizzanti. Le feste di Natale sono in pericolo, i regali sono inspiegabilmente scomparsi. Segui le tracce misteriose, decifra i codici segreti e smaschera il ladro. Diventa un investigatore e scopri chi si nasconde dietro ai robot di Natale. Raccogli gli indizi involatori e incastra il colpevole. Yeah! Diciamo che alcune cose sono simili all'anno scorso, tipo i dischi cifrati, o vediamo, i puzzle.
Sì, puzzle, bene o male, sono quei cartoncini raccogliprove, sono uguali. E basta, mi pare. Beh, il gessetto c'era anche l'anno scorso, mi ricordo. La matita c'era. La bustina, pinzette raccogliprove, sì, mi ricordo. Beh, scopriremo. I personaggi sono gli stessi. Mi ricordo questi due bimbi, però non mi ricordo i loro nomi, onestamente. E niente, lo scopriremo insieme. Allora, quindi anche questo, via. Poi un calendario dell'avvento che non avrei mai comprato, ma visto il prezzo non ho potuto dire di no. È il calendario dell'avvento della Play-Doh. L'ho trovato in super offerta in un Carrefour, ma ancora quest'estate, quindi è passato un po' di tempo. A 5 euro, quindi veramente. E poi la Play-Doh è molto bella, mi piace, è molto rilassante anche giocarci, maneggiarla. E poi comunque mi può servire per creare gli stampi per la resina, quindi ci sta sempre. Anche qua abbiamo 20, vediamo se sono 24 o 25, 24. Abbiamo 24 sorprese, sì. E qua vediamo già che ci sono 5 barattolini di Play-Doh. Uno rosso, uno giallo, uno verde, uno glitterato bianco e uno glitterato blu. E dietro ci mostra un po' il contenuto, quindi ci sono diversi stampini, il mattarello, insomma, è comunque carino. Finire, vi mostro il calendario dell'avvento più bello, secondo me, in assoluto, che è quello delle Animators Collection. Io adoro la Disney e adoro, come sapete, le principesse Disney. Quest'anno hanno proposto questo, non ci sono tutte purtroppo, perché non lo so perché, però insomma sono molto carine. Qua ci dice che ci sono 24 pezzi all'interno e include le figures, quindi le bamboline e gli accessori di Rapunzel, Lilo, Anna ed Elsa. Quindi ci sta, insomma. Lilo è adorabile, io l'adoro, adoro questi disegni così stupendi. Qui abbiamo Elsa, poi c'è Anna, qua abbiamo Rapunzel, Pocahontas, Mulan, la Sirenetta, immancabile, Belle con Mrs. Stockings e Kiko. E aspettate, vi mostro la fine, questa è Alice e Aurora. E qua abbiamo il calendario, ci fa vedere un attimino com'è, quindi abbiamo 24 porticine. È una sorta di pop-up, quindi ci sono tre pop-up, tre mondi, quello di Rapunzel, quello di Frozen e quello di Lilo e Stitch. Guardate che bello che è Lilo! No, scusate, quello è Stitch, ok, mi sono un attimo persa. Bellissimo. E questo l'ho pagato. Se non ricordo male, comunque è sul sito del Disney Store. Questo l'ho preso a Venezia. Ecco, vado a Venezia per comprare. Vado a Venezia per comprare il calendario dell'avvento, mi sembra giusto. D'altronde da me il Disney Store non ce ne sono vicini, purtroppo. Comunque questo l'ho pagato, mi sembra di ricordare il prezzo suo che è 35, meno avevo lo sconto del 20%, quindi insomma, ci sta. Wow. E quindi insomma ragazzi abbiamo un po' di cosine da aprire quest'anno. Vi mostro adesso una parte della scrivania, quella che sono riuscita tra virgolette a sistemare. Allora, qui abbiamo, come vi ho fatto vedere prima, l'albero con i regali di Enza, la renna dell'anno scorso che fa ancora musica. Aspettate che non mi ricordo dove si schiacciava. Dove ti schiacci? Ah, e fa anche le luci, quindi molto carina. Poi ci sono questi cigni che ho comprato, non mi ricordo quando, onestamente, a Verona. Sono bellissimi, li adoro. Qui continuo. Ok, ho finito. Allora, qui ho messo la ghirlanda che avevo comprato l'anno scorso da Penny Market di Babbo Natale, è troppo carino. Qui
qui abbiamo gli smooshing che ho creato e sono troppo belli. E qua tutte le LOL. Mi sono resa conto che ne ho veramente tante, tante, tante. Infatti sicuramente ne venderò qualcuna, perché non avevo nessuna intenzione di collezionarne così tante. Quindi mi è un po' sfuggita di mano la cosa. Qua sotto abbiamo il pinguino di Clives. Abbiamo Tiki. Qua sono caduti i Lost Kitties, questo e questo simpaticoso, sono qui sotto. Poi qua abbiamo un altro Lost Kitties, le Pin Parties, Ariel, l'unicorno. Vabbè, diciamo, questa è più o meno la zona natalosa che ho creato. Ovviamente, come ogni Natale, ci sarà che cosa? Per chi mi segue ormai dal 2016, quando ho aperto il canale, ci sarà, secondo voi, il giveaway nataloso. Quindi mi raccomando, rimanete iscritti, continuate a seguirmi, perché appunto ci sarà il giveaway nataloso. Bene ragazzi, allora per questo video è tutto. Spero che questa anteprima dei calendari dell'avvento vi sia piaciuta. Come vi ho detto prima, vi lascio in descrizione i link dei calendari dell'avvento. In più vi consiglio anche di iscrivervi, se vi fa piacere, al gruppo Facebook che ho creato delle offerte, degli acquisti che faccio, quindi troverete tutti gli acquisti che faccio man mano, ovviamente non quelli vecchi perché non riuscirei a caricare tutti quanti, sarebbe un lavorone. E niente, pollicioni in su. Iscrivetevi al canale, ricordatevi anche di mettere, di schiacciare la campanellina che trovate proprio qua sotto, dovrebbe essere, in modo tale da essere avvisati ogni volta che pubblicherò un nuovo video. Io vi saluto, ci vediamo sicuramente il 1° dicembre con l'apertura del 1° dicembre dei calendari dell'avvento. Un abbraccio, al prossimo video, ciao ciao!